Buonasera, siamo ancora qui con voi con la terza puntata della trasmissione Live Passion. Stasera non perdetevi questa trasmissione perché siamo veramente con degli ospiti speciali. Andiamo direttamente in Lombardia, a Varese. Passo la parola alla conduttrice Stefania Guarnieri che ci presenterà gli ospiti. Ciao, buonasera Iuri, grazie. Buonasera. Grazie sempre per la tua regia e poi per la conduzione insieme a me. Allora, siamo arrivati a terra, siamo davvero felici perché ci avete seguiti tantissimo e ci state dando molta soddisfazione. Per questa puntata abbiamo deciso di andare in Lombardia. Lombardia è una regione, come sappiamo, in questo momento che stiamo vivendo, particolarmente colpita dalla vicenda del coronavirus, un momento difficile. Abbiamo scelto un ristorante e pizzeria della zona di Varese, in particolare nel comune di Induno Olona. E questa ristorante e pizzeria, loro sono riusciti, sono bravissimi e con grande determinazione sono riusciti ad attivare il trasporto a domicilio delle pizze piuttosto che dei loro piatti, quindi il delivery. Hanno fatto un grandissimo sforzo, davvero molto bravi. Andremo anche a vedere tutto il lavoro che c'è dietro questo delivery che hanno attivato. E voglio subito collegarmi quindi con la manager e proprietaria Samantha Peroni. Buonasera Samantha. Ciao Stefania, ciao, Samantha. Qua. Ciao a tutti, ben arrivati qua a casa nostra. Ciao Samantha. Siete davanti all'ingresso del Crotto Plinius, che è il ristorante Perfetto. Che gestisco insieme a mio marito e ai miei cognati. So che Crotto Plinius è un nome un po' particolare, sì, lo so, ma molto particolare, Samantha. Me ne rendo conto, guarda, lo dicono tutti. Però lato positivo è che se lo ricordano, essendo così strano, resta nella memoria e quindi non fanno fatica poi vero. A recuperarlo. E sai, è una storia lunga, perché tu devi sapere, anzi, dovete sapere entrambi che questo posto in particolare c'è fin dall'anno 1000. Nel senso che non ha la struttura che ha oggi, ma era un postale, un cambio cavalli, un luogo di ristorazione, quindi andiamo molto indietro nella storia, ok? È proprio radicato nella cultura di questo territorio. E crotto perché è una deformazione della parola grotta, infatti sotto la nostra sala ristorante abbiamo un'antica ghiacciaia, ok? Noi siamo vicini a un laghetto, a 1 chilometro di distanza da qua, e quando ghiacciava in inverno venivano presi direttamente in loco i blocchi di ghiaccio e portati qui, dove c'è una stanza proprio apposta, scavata nella giusta orientamento, scavata a una profondità e con un'umidità ottimale per conservare il più a lungo possibile il ghiaccio, perché questa giazzera, come si dice in dialetto, è un antenato del nostro moderno frigorifero, no? Quindi serviva per conservare gli alimenti, serviva per scopi anche farmaceutici, venivano a comprarlo addirittura il ghiaccio. Figurati, sembra una cosa stranissima da dire adesso che si può comprare il ghiaccio, ma una volta succedeva davvero. Però so che voi volevate sapere come abbiamo attivato il delivery, quindi vi porto all'interno del nostro locale, ok? Ok, grazie. Qua. Perfetto. Veniamo con te, grazie, molto volentieri, perché conosceremo anche poi la chef Erika Angel, che segue poi tutti i piatti da vicino e ci farà vedere, anzi ci parlerà poi di un piatto tipico della vostra regione, della Lombardia, che è la polenta. E assolutamente ci darà qualche... sì. Allora, eccola qui. Ehi, Erika. Ciao Erika. Ok, dopo vi racconta veramente un po' della nostra tradizione culinaria. Mentre un po' più spostato alla mia destra c'è Loris, che è il nostro receptionist. In realtà è mio figlio, se ve la devo dire tutta, però è stato un pezzo molto importante per mettere insieme il delivery. E vedete, infatti, che. Ciao. Aspetta, fatti ciao, vedere no, bene, dai. Ciao, sei ciao. Anche carino. Ciao, allora, vedete mai noi... una cosa, Samantha? Mai come in questo momento la famiglia è fondamentale per un lavoro di questo genere, una sinergia poi.
Assolutamente sì, perché si può fare un fronte comune e affrontare insieme delle situazioni che sono veramente nuove anche per noi. E proprio all'interno della famiglia recuperi quelle risorse, quella voglia di fare, quel tirarsi sul morale a vicenda per affrontare davvero quello che è poco noto, decisamente poco noto. Vedete che lui si è organizzato una postazione di lavoro con PC, calcolatrici, foglietti vari, ma soprattutto vedete qui c'è un. Non so se riuscite a leggere, c'è un Il menù. elenco di piatti che noi abbiamo in menù con i relativi prezzi e una serie di domande che lui si è strutturato all'inizio per recuperare più informazioni possibili in modo da arrivare a colpo diretto a consegnare a casa, ok? C'è tanto lavoro, Samantha, no? È Assolutamente una bella. sì, perché dovete pensare che noi non avevamo mai fatto dell'asporto prima di questa pandemia, quindi è stato proprio organizzare un servizio ex novo. Nel momento in cui hanno sospeso tutte le attività e quindi a causa del distanziamento sociale non si poteva più somministrare al pubblico gli alimenti che noi preparavamo qua all'interno, dopo qualche settimana è uscita la possibilità di consegnare a casa, però all'inizio era abbastanza, come dire, poco definita, quindi noi non ce la siamo sentita subito di attivare le consegne a domicilio perché non si capiva bene fin dove potessimo arrivare a consegnare. Oggi noi copriamo da Induno fino a Varese, sono 3 o 4 chilometri, e da qui fino al confine della Svizzera, che sono 7 chilometri. Ok? Quindi abbiamo 15 minuti ad andare a tornare per le consegne più lontane. Quindi dobbiamo riuscire a incastrare anche questa tempistica, diciamo, per portare a casa dei nostri clienti un prodotto che sia al Caldo. meglio e assolutamente a caldo, perché poi questo altrimenti giochi a farti degli autogol e non è proprio il caso, no? Quindi abbiamo dovuto cercare anche di organizzare le consegne in base alle vie, quindi quando arrivano c'è subito un controllo geolocalizzato su dove sono i nostri clienti per vedere se poi con consegne successive c'è qualcuno di vicino a cui si può abbinare la consegna precedente. Oppure abbiamo fatto la scelta di fare consegne lontane, cioè quindi a 7 km da noi, all'inizio o alla fine del servizio. Quindi o presto, verso le 7 meno un quarto, o verso le 9, 9 e un quarto, proprio perché avessimo maggiore disponibilità all'interno di questa fascia oraria per gestire invece tutte quelle che sono le consegne qui nella zona limitrofa attorno al nostro comune. Ok? Quindi sono una serie di strategie che abbiamo dovuto mettere in quadro un po' alla volta e con l'esperienza, ovviamente. Certo, Allora, sì. Ti dimmi. volevo chiedere intanto, È il bello della diretta. sì, infatti. Sentiamo allora. Ti volevo chiedere Scusate, quando scusate. siete No, grazie, figurati, hai movimentato la situazione, dai, grande. quando siete riusciti ad attivare questo delivery e poi come sta andando, nel senso se vi hanno fermato per controlli, perché ci sono stati ora forse sono un pochino più allentati forse, però ai primi tempi c'erano tanti controlli e davvero fermavano tutti. Come è andata? Sì, guarda, noi qui sul territorio abbiamo molti controlli, per cui non puoi uscire per una consegna senza avere tutta la documentazione in macchina con te, perché altrimenti non prendi solo la multa, ma corri il rischio anche della chiusura del locale, cioè non è veramente un rischio che puoi permetterti di correre. Quindi noi, quando viaggiamo in macchina, dico noi perché io mi alterno tranquillamente nelle consegne senza problemi, io ormai faccio di tutto come gli altri, onestamente. Dobbiamo sempre avere, oltre ai documenti, la patente, la carta d'identità per certificare chi siamo, anche il Mascherina. camerale, la mascherina, i guanti, ovviamente, quello sempre fissi, praticamente ormai, tranne oggi, mi seguono ovunque. Però Loris mi sta dicendo proprio il bello Ah della no, se l'hai diretta chiamato per quello. che hanno appena chiamato per un ordine, quindi potremmo quasi vedere. Andiamo a vedere l'ordine. Guarda, Come aspetta, eccolo qua. funziona? Sì. Ok, non c'è problema.
Va bene. Ok, sì. Ok, perfetto. Va bene. Allora, voi non lo sentite, E ma io una? sì, stanno Oh, dettando le sì, singole perfetto. pizze Eccola che qua vogliono da sotto asporto. e... Okay. Esatto, ok, sì, perfetto, cherubino. Ovviamente molti sono vostri clienti affezionati, voi siete molto conosciuti sul territorio e quindi vi cercano tanto per avere i vostri piatti, le vostre pizze soprattutto. Guarda, in tutta onestà, Guarda, ti noi chiedo ci anche il numero di siamo. cellulare Aspetta, perché non so finiamo la se viene cosa, sempre il la chiamata, massimo. poi Va vi spiego. bene? Sì? Ok. Perfetto. Allora ci vediamo sabato sera. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Allora, Ok. Loris. Sabato sera pizza, È un classico. è un Spiegaci classico. un attimo cosa è successo, cosa ti ha domandato e che informazioni hai recuperato da Allora, questa qui in chiamata. realtà ero preparato perché questa signora l'ha ordinata quasi tutte le settimane, Ah, quindi ormai c'è ok. nulla. Allora, ho chiesto tutto per sicurezza, ma non volevo, cioè, in realtà quando mi ha detto Bianchi sapevo già chi era perché ordina sempre. Ci prende sempre le stesse pizze? No, allora le pizze le cambia, però, Grazie a Dio, dai. cioè, boh, alla fine abbiamo iniziato da qualche settimana, quindi facendo 3 giorni alla sera, gli ordini li prendo tutti io, cioè i nomi ormai li riconosco, quindi se uno mi ha ordinato la pizza più volte, cioè ormai appunto, magari non Certo. mi ricordo il numero di telefono, ma l'indirizzo, la zona più o meno sì. Comunque appunto questa signora abita a 1/4 d'ora, è una delle consegne più distanti che facciamo, infatti tipo per le consegne lontane, ormai lei lo sa, ho segnato le 7. Però in genere gli abbiamo detto che a lei le dobbiamo fare un attimo prima, se no ci rallenta tutto dopo. Quindi gliele consegniamo per le 6:45 in genere. E allora le domande tipo che dobbiamo fare sono: vabbè, ovviamente il nome che troviamo sul campanello, perché magari uno dice sono il Gino, che è il tuo migliore amico, però se viene uno che non ti conosce, Gino Certo. non lo trova sul campanello, quindi ti serve il nome del campanello, l'indirizzo, perché sennò ovviamente non lo puoi trovare. In genere gli chiediamo anche qualche informazione per individuare meglio la casa. Per esempio, uno mi aveva detto che aveva la casa con i mattoni rosa, quindi cioè, quando la vedi la riconosci subito, va bene. Poi vabbè, ovviamente l'ordine, quello però è la prima roba che dicono. Il numero di cellulare, perché nel caso non si riesce a trovare la casa, serve poterli contattare. E in genere questo è tutto. Sì, l'orario Bene. appunto, glielo diciamo. Ok. Allora, l'orario appunto dipende, per esempio questo cliente vabbè, la prende sempre, quindi l'orario appunto mi ha detto 7, ma sa che sono le 6:45. In genere per gli orari glielo diciamo noi, perché se io, allora i primi che ordinano possono scegliere l'orario che preferiscono, almeno che non sono consegne lontane, in quel caso gli do già io un orario, che è o all'inizio presto o alla fine, tipo verso le 8:30, quando comunque il grosso è già stato fatto, quindi è più tranquillo. Altrimenti gli altri quando chiamano, io ho lì segnati tutti gli ordini che abbiamo già preso, e vedo più o meno l'indirizzo dov'è, quindi vado a scegliere un orario in cui ho una consegna più o meno simile. Se per esempio questo è ad Arcisate in una determinata via e so che ho già una consegna in una via limitrofa, cerco di mandarli insieme in questo modo. Primo, vabbè, risparmi sulla benzina, sul tempo, perché fai un giro unico e servi due persone che abitano attaccate. E poi appunto riesco a fargli, cioè si guadagna in efficienza, riesce a fare molte più consegne e molto più velocemente. Noi appunto la prima sera abbiamo avuto qualche problema perché non sapendolo, noi prendevamo gli ordini quando uno ce lo diceva, uno mi diceva voglio alle 7:30 a Porto Ceresio che ci metti 1/4 d'ora, 20 minuti, noi dicevamo non c'è problema, solo che facendo così tu hai uno dei tuoi rider perso per almeno mezz'ora, perché comunque poi per la consegna ci perdi sempre più tempo, rete, torna e tutto. Certo. Quindi abbiamo capito che sei tu a dovergli dare un orario in base alle altre consegne che hai già preso. In questo modo le accorpi, alla gente comunque va bene perché in genere appunto se gli faccio la consegna alle 7:30 o alle 7:45 non fa troppa differenza. Al massimo gliela posso anticipare, se la vuole prima tipo alle 7 e niente, per ora sta andando bene, quindi dai, buona. Okay. Quindi o per il tempo li dividete per orari, ho capito? E come avviene poi lo scambio? Sicuramente non ci deve essere un incontro con la persona, comunque non ravvicinato. Come l'avete stabilita questa formula Allora, in scambio di pagamento? questo ti rispondo io perché faccio le consegne direttamente. Suona il campanello, la persona scende,
Generalmente trovo un punto d'appoggio dove depositare le pizze oppure il mangiare che hanno ordinato, con sopra lo scontrino del conto. Spesso e volentieri vengono preavvisati direttamente di quella che è la loro spesa, così spesso riescono a farti trovare i soldi giusti senza bisogno di doversi nemmeno fermare a dare i resti. Ma se così non fosse, comunque avviene tutto sopra le scatole della pizza, cioè metto lo scontrino, mi mettono i soldi, uno si avvicina, l'altro si allontana, Tanti che hanno già nella consegno, bustina. alcuni te lo danno nella bustina con i soldi giusti, cioè ormai da questo punto di vista sono abbastanza, come dire, preparati e hanno cercato anche i clienti di Di essere più in facilitarvi il sicurezza compito, per certo, loro. Certo. e facilitarvi il compito poi. Assolutamente sì. Tu dicevi prima che alcuni sono nostri clienti affezionati. Abbiamo fatto 10 giorni a ricevere SMS in privato su quando aprite, mi mancate troppo, non posso vivere senza la vostra pizza, che lo so, detta così sembra esagerata, e infatti da un certo punto di vista lo è, però è effettivamente quello che è successo. Quindi c'era anche una voglia di andare incontro a queste persone che comunque venivano a cercarti direttamente. Quindi abbiamo cercato di mettere insieme tutto questo servizio. Lui adesso ha preso l'ordinazione, noi stasera siamo chiusi perché le facciamo dal giovedì alla domenica sera le consegne a domicilio. Quindi lo mette direttamente in una busta dove sono racchiusi tutti gli ordini relativi a quel giorno, quindi a sabato sera. Se fossimo stati aperti, l'ordine che lui ha ricevuto al telefono viene scritto 2 volte. Uno su quel tabellone che avete visto prima, che serve proprio a scadenziare in modo temporale il tipo di consegna e dove effettuarla, dove c'è scritto l'indirizzo completo, dei suggerimenti su dove individuare la casa, oppure c'è il numero di cellulare per contattarli. Un secondo ordine uguale a quello, ma senza tutti questi dettagli, relativo a solo al nome delle pizze piuttosto che ai piatti che hanno ordinato, viene consegnato in pizzeria e in cucina. Quindi, man mano che in pizzeria e in cucina vengono preparati i piatti, vengono poi, adesso vedo di farvi vedere come abbiamo organizzato la sala, perché questa è una sala ristorante, ma come vedete ora è attrezzata in tutt'altro modo, no? C'è una parte dove vengono preparate le confezioni proprio delle scatole da asporto, e anche una volta che sono state confezionate, vengono rilegate insieme per ordinazione, in modo che anche se ci sono due ordinazioni che escono in contemporanea, ci sono meno possibilità di errore, perché l'errore è sempre dietro all'angolo, quindi bisogna essere sicuri di ridurre al minimo queste possibilità, no? E la Quindi, sigillatura con lo scotch. sigillatura con lo scotch e col numero attribuito a quell'ordine specifico, per cui il numero 1 sarà uno su queste scatole, uno in pizzeria e uno in cucina nel caso avessero qualcosa anche al ristorante. C'è una parte infatti dove prepariamo prima che vengano portate in cucina. Questo ad esempio è per i fritti misti, no? C'è dentro un po' di carta assorbente per evitare che l'olio unga troppo. Questi invece sono i contenitori per le cozze piuttosto che lo scoglio, gli spaghetti alle vongole, per farvi capire. E poi c'è un'altra parte dedicata proprio ai rider con tutto l'occorrente prima di partire per le uscite, quindi i guanti, le mascherine e ovviamente dei portafogli volanti, Il no? Quindi qualcosa marsupio, con cui sì. mettere, certo, il marsupio, qualcosa con cui scambiare i soldi nel momento in cui dovesse servire. Però Per tutti quelli Samantha, che non. no, ti Scusami, volevo, scusami se ti dimmi. interrompo, ti volevo fare una domanda, ma a parte complimenti perché siete organizzatissimi, veramente. No, Grazie. non è semplice una cosa da fare, una cosa così. Però quello che volevo dire. La regione ha dato delle regole o le regole l'avete fatte voi come Regole noi ristorante? ce le siamo autoimposte perché Autoimposto. non c'è nessun ordinamento dettato dalla regione che ci dia delle
linee guida. Anche il Quindi, chilometraggio? Anche il chilometraggio, i minuti guarda, del. all'inizio eravamo molto indecisi su attivare o no le consegne d'asporto proprio perché non c'erano nessuna indicazione sul chilometraggio. Quindi abbiamo Capito. dovuto aspettare che l'associazione commercianti da cui siamo rappresentati andasse, ricevesse dalla regione direttamente la risposta ufficiale per il chilometraggio di percorrenza. In questo caso non è, Non c'è cioè, limite, non è è stata poi illimitato. rispettata. Noi possiamo uscire dal comune, possiamo uscire anche dalla provincia. Capisci che non ha senso per una No, consegna a domicilio di no. mangiare, però Sicuramente. per farti capire che abbiamo dovuto inventare ex novo un servizio da zero, non c'era niente che ci potesse suggerire come attivarlo. No, Abbiamo complimenti perché fatto insomma fa avete fatto tutto da voi, insomma, ecco. affidamento a quella che era la nostra esperienza e abbiamo imparato man mano dagli errori che trovavamo nel portarla avanti, perché l'errore è anche un valore di crescita se lo sai ben gestire. Sì, Quindi sì, ne sì. abbiamo Ora fatto staremo a tesoro. vedere se la regione regolamenterà, se il governo deciderà di regolamentare anche questa questione del delivery. So che si stanno muovendo, ma ti volevo chiedere un'altra cosa. Mi dicevi, che, alcune persone a volte si fermano, vorrebbero fermarsi quando consegnate loro il cibo, vorrebbero fermarsi a fare un po' di conversazione perché magari sono soli in casa, non vedono le persone, le facce amiche da un po' di tempo. E poi Allora. un'altra domanda che volevo fare, quante volte vi hanno fermato i carabinieri e la polizia in tutti i viaggi che avete fatto? Guarda, per assurdo, la prima volta che abbiamo attivato il delivery, a me personalmente mi hanno fermato 3 volte, quindi Lo ero esaurita. primo Era la prima sera, giorno. era Esatto. tutto nuovo, fermarsi 3 volte e mostrare tutte le procedure. Che avevo in macchina 3 persone diverse che partivano da zero perché non si passavano le informazioni, quindi tutte le volte era riniziare da zero, è stata veramente pesante. Adesso ci riconoscono al volo, a volte salutano, quindi è bellissimo da quel punto di vista. Mentre, come dicevi tu, tantissime volte mi sembra di fare counseling, nel senso che davvero le persone hanno bisogno di un contatto umano molto più ravvicinato di qualsiasi mezzo tecnologico possa offrire, no? Quindi l'occasione anche semplice di uno scambio di una pizza piuttosto che di un piatto che gli porti cucinato caldo per loro, è il momento in cui si aprono e ti chiedono. Condensano in 2 minuti una vita di un mese e mezzo che non ti sei visto, Anche e quindi è veramente divertente. la condensano anche nella chiamata telefonica. Sono molto felici che tu li riconosci, che gli chiedi allora, le è piaciuta la pizza settimana scorsa piuttosto che il capretto che abbiamo fatto per Pasqua, così. Quindi sono felici che tu li riconosci. Che oramai riconosci la loro voce, gli chiedi com'è andata la settimana, quindi anche quei pochi minuti che passi al telefono per raccogliere la comanda è per loro un modo di raccontarsi e di vedere che comunque tu li stai aspettando, li riconosci, ti ricordi quello che hanno ordinato, del tipo ricordarsi che un cliente vuole le cozze molto piccanti piuttosto che con abbondante sugo perché poi fa la scarpetta, ci fa la pasta Certo. mezzogiorno, cioè quelle piccole cose che facevi anche prima quando venivano qua, ma te le ricordi e quindi dici sì, non si preoccupi, le metto abbondante sugo perché so che poi fa la pasta, ok? Sono quei piccoli accorgimenti che li fanno sentire però a casa, diciamo. Certo. È un modo per non sentirti soli, È un cioè, vero? socializzare, no? E alla fine con questa pandemia manca questo, no? Socializzare Certo. con le altre persone. Perché tante volte veramente in questi 29 anni che noi siamo qua con Samantha, tante volte diciamo il cliente non viene per mangiare, viene per No, parlare. è Perché alla vero. fine quello che ha mangiato non se lo ricorda, No. però si ricorda se tu hai avuto il tempo di chiacchierare con lui oppure no. E se magari una sera hai talmente tanto lavoro che non riesci a fermarti, ti dicono stasera mi hai proprio trattato male. Magari gli hai dato il piatto più bello, l'hai curato, però fermato a parlare, a Accoccolarli. coccolarli. Cliente va coccolato, sì. Da una parte è un pregio del ristorante e dall'altra parte è un difetto perché a volte veramente questo tempo non ce Non ce l'hai. l'hai. Cioè, un sabato sera in cui sei pieno, non hai tempo di
fermarti a chiacchierare, ma il cliente vuole quello, perché lui viene per raccontarti cosa gli è successo la settimana e adesso gli manca questo, quindi lo cerca nel contatto telefonico, lo cerca nel contatto quando gli vai a consegnare la pizza. È quello. Quindi il fatto che magari ti scusi, scusami che sono arrivato in ritardo, no, no, non c'è problema, non c'è problema, va bene tutto, va bene tutto. Beh, visto che ha preso la parola, direi che faccio consiglio. Faccio andare Certo, avanti lei, datemi un attimo che vai, giro benissimo. tutto. Ed è un modo, dicevamo, anche per sentirsi un pochino più normale, un tentativo di tornare alla normalità anche, no? Alla fine, questo Certo, dialogo che si assolutamente, cerca poi assolutamente sì. col Eccola proprio qui. rispetto. Io vi lascio, vo dietro le quinte in regia. Tanto ci Ciao vediamo Yuri. a fine puntata, ok? Grazie Yuri, Buona va bene. trasmissione e buona ricetta. Ok, grazie mille. Allora, abbiamo pensato cosa presentarvi che fosse tipico della nostra zona, della Lombardia, ma un po' di tutte le regioni del nord, e abbiamo pensato alla polenta, perché è un Perfetto. piatto che difficilmente si cucina a casa, perché ha una cottura lunga, la polenta va cotta più di un'ora, e quindi è anche un piatto che i nostri clienti ci ricercano molto, cercano la buona polenta, quella cotta bene, quella fatta con una farina buona. Io per giunta non sono della zona di Varese, ma sono Valchiavennasca, quindi provincia di Sondrio, e queste sono le pannocchie che mi produce mia mamma, da cui maciniamo e ricaviamo la nostra farina di polenta, ok? Dal nostro grano turco. Ecco perché abbiamo deciso di fare la polenta. Allora, la polenta è una ricetta che come tipologia di cottura è antica, risale già ai bizantini e ai romani, quando si macinavano a pietra dei grani e poi venivano cotti. Da fare la polenta però come la si conosce col mais, quindi è però molto più giovane perché il mais viene importato in Italia dopo la scoperta dell'America. Viene scoperto da Colombo che già nei suoi diari di bordo registra questa scoperta, questi campi con questa strana pianta che produce, lui le definisce pepite d'oro. Quindi viene importato il mais, perché così viene chiamato dagli Indios d'America. E arriva prima di tutto in Spagna e Portogallo, dopodiché arriva in Italia, arriva nella Repubblica di Venezia e a Venezia, visto che le Americhe erano questo paese un po' sconosciuto, lontano, definiscono questo grano grano turco, perché secondo loro, visto che veniva da lontano, era Giusto. turco. Questo nome Sì. gli è rimasto, cioè tuttora se tu chiedi a un contadino cosa sta seminando, non ti dice il mais, ti dice il grano turco, ok? Il mais quindi incomincia a essere coltivato a partire dal 600 in tutte le regioni del nord. Perché? Perché è una coltura che rende, facile da fare e soprattutto questo mais può essere utilizzato per tutto l'anno e quindi va a sfamare tante popolazioni, tanto che diventa l'alimento principe, l'alimento unico delle persone più povere, causando poi, come sappiamo, malattie come la pellagra, che impoverisce l'alimentazione della popolazione. Si diffonde comunque in tutte le popolazioni del nord sotto forme diverse. Ad esempio, troviamo che nel Veneto si usa soprattutto la farina bianca. Si fa la polenta bianca da mangiare con la baccalà, polenta e baccalà. È una farina ricavata dal mais più pregiato, quello bianco. Abbiamo la polenta bergamasca, che è quella bramata, la famosa polenta valsugana, che è un giallo vivo. È una polenta molto ruvida perché viene macinata grossolanamente. E Ho abbiamo invece la capito. polenta che si produce nelle zone appunto mie della Valchiavenna e della Valtellina, che è quella che tutti conoscono come polenta taragna. Ma in verità, polenta taragna per noi che siamo di quelle zone non è la farina, ma è il modo in cui viene condita la polenta, che dopo vi spiegherò. Questa farina è una farina che, come potete vedere, contiene tutte le parti del grano, quindi ha questi puntini neri, che sono appunto la crusca del grano turco, il grano di colore diverso, non viene selezionato quello chiaro e quello scuro, viene macinato tutto molto fine rispetto alla polenta bergamasca, ok? Il grano turco è una pianta che viene seminata in questo periodo, qui nei campi di fronte a noi, non so se la Samantha ve li ha inquadrati, abbiamo due bellissimi campi dove stanno appena spuntando le piantine che sono state seminate 3 settimane fa. Crescerà per tutta l'estate e verrà raccolto sotto forma di pannocchia a partire da settembre-ottobre, a seconda di come sarà andata la stagione. Ma le pannocchie, nel momento in cui vengono raccolte, non possono già essere mangiate, non possono essere macinate per produrre la farina, perché in quel momento la pannocchia è umida, è bagnata, è Sì. quindi fatta essiccare.
Quindi qualcuno di voi magari è stato nelle nostre vallate, qua in montagna, e ha visto le terrazze, anche in pieno inverno, piene di queste fasce di pannocchie di grano turco dai mille colori, perché vanno dal giallo al rosso. Questo per far sì che la pannocchia durante l'inverno asciuga, secca bene, e a partire poi dalla primavera viene sgranata. Normalmente la parte iniziale, dove ci sono, i grani più brutti, vengono dati agli animali, la parte centrale, dove ci sono i grani più belli, viene fatta la farina. Adesso però passiamo alle nostre ricette. Io vi voglio dire Dai, curiosissimo. due ricette tipiche della Val Chiavenna, che sono la polenta d'aranghi e la polenta concia. Allora, prima di tutto, come fare la polenta? Allora, la polenta si fa nel paiolo di rame, sul fuoco, ma giustamente a casa la facciamo nella pentola normale. Ecco, chi non ce l'ha, va bene una pentola normale? Normale, l'importante è cottura a fuoco lento, ok? Le dosi Ok. sono normalmente una parte di farina, quattro parti di acqua, quindi se facciamo 1 chilo di farina faremo 4 litri d'acqua. D'acqua. La quantità di acqua per persona è circa 150 centilitri, ok? Perché Però ne assorbe tantissima di acqua. anche se abbondate un No, non po', molta. e No. vi avanza la polenta, potete tranquillamente usarla, anzi è molto più buona riscaldata o fatta bruschetta il giorno dopo, quindi non abbiate Wow. paura di abbondare sulla polenta. Ok. Si mette l'acqua a bollire, una volta che l'acqua bolle viene salata, non esagerate col sale, perché poi si può aggiungere anche successivamente se vi sembra troppo insipida. Ma poi la polenta magari vi aggiungiamo il formaggio, vi aggiungiamo il burro, quindi andiamo ulteriormente a insaporirla. Oppure andiamo a mangiarla con piatti tipo spezzatini di cervo, cioè piatti, carni già molto gustose, quindi avere la polenta leggermente insipida a volte è anche meglio. Piatti saporiti. Quindi, una volta che l'acqua bolle, adesso simuliamo, la polenta viene buttata a pioggia in questo modo. E nello stesso momento, con una frusta, si sbatte in modo che non si formino dei grumi, È la ok? classica frutta per i dolci? Sì, la frusta per dolci normale, ok? Ok. Non bisogna essere troppo veloci, perché bisogna dare il tempo alla farina di assorbire l'acqua, altrimenti si rischia che poi di botto la polenta diventa un mattone perché si è messa troppo farina, ok? Quindi si va delicatamente, leggermente, si sbatte fino a raggiungere una consistenza che ci sembra abbastanza densa. Un trucco per vedere è mettere in piedi la frusta e lasciarla. Se la frusta rimane in piedi senza cadere, vuol dire che la consistenza della polenta è giusta, non dobbiamo aggiungere altra farina. Se per caso dovessimo aver esagerato, perché calcoliamo che è vero che le dosi è 1 a 4, ma dipende molto dalla macinatura. Una macinatura grossa richiederà un pelino in più d'acqua. Oppure, se usiamo farine biologiche trovate magari in un mulino appena macinate, assorbono in modo diverso l'acqua rispetto alla farina Certo. che è stata confezionata in modo industriale, che ha un po' sempre la stessa consistenza. Quindi cerchiamo di farlo magari un po' a occhio col vecchio metodo. Al limite, se abbiamo messo troppa farina, non andiamo altro che ad aggiungere un pelino d'acqua e farla tornare morbida. Senti, sale non ci va proprio? Il sale ci va come salando Quanto l'acqua della basta? pasta, senza Ah, esagerare. ok. Al Sì. limite si può aggiungere sempre dopo. Una volta che la polenta ha la giusta consistenza, va cotta, come ho detto, minimo un'ora. E a quel punto, in caso useremo un semplice cucchiaio di legno, una volta si usava questo bastone perché? Perché il paiolo era sul fuoco e quindi per non scottarsi si girava la polenta in questa maniera, ok? E quindi non ci si scottava con la fiamma o col calore della stufa. E quindi era un manico molto lungo che permetteva di usare le due mani, ok? Una volta che la Bene. nostra polenta dopo un'ora è cotta, ci accorgiamo anche che la polenta è cotta perché la crosta laterale incomincia ad asciugare e staccarsi dalla pentola. Forma un po' quelle patatine che adesso troviamo fatte col mais, nei Sì, posti. senti una domanda, va girato continuamente o a tratti ci si deve fermare? Un po' come il risotto, ci possiamo fermare, ma non più di tanto, perché altrimenti la parte sotto rischia di cuocere troppo e la parte sopra no. Quindi deve essere un girarla continuamente, magari ci si allontana quei 30 secondi, poi si torna e la si rigira,
in casa magari nel momento in cui non la giriamo possiamo metterci sopra un coperchio. La fiamma deve essere proprio fiamma lenta, piccola, il fornello più piccolo di casa, ma costante, farla cuocere un'ora, anche 1 ora e 10, va sempre bene. Più cuoce la polenta, più è digeribile, quindi non ci sono problemi di troppa cottura. Anzi, più cuoce, più è buona. Mia mamma sul fuoco in montagna a volte la fa cuocere anche 1 ora e mezza ed è molto più buona ancora. Adesso vi do le due ricette. Allora, la polenta Vai. taragna. La polenta taragna non è altro che una polenta che, una volta che è giunta a cottura, vi si aggiunge il formaggio e il burro. Formaggio, nel nostro caso di solito si prende formaggio d'Alpe oppure della Malga, piuttosto che formaggio di latteria. Si mischiano magari dei formaggi un po' più stagionati che danno più gusto e dei formaggi invece che hanno pochi mesi che danno quel filo un po' che quando Proprio si cuoce. questo, quindi stagionati abbinati a semi stagionati? Freschi abbinati a semi stagionati. Ok, Perché il freschi a semi formaggio si stagionati. deve fondere all'interno della polenta e deve fare proprio il filo. La polenta taragna fa il filo. Abbondante burro, viene messo tutto all'interno della polenta e si va avanti a cuocere per 5-10 minuti finché il formaggio e il burro si sono completamente amalgamati nella polenta. A quel punto la polenta taragna è pronta. Si serve e si abbina a tutte le carni, dagli spezzatini agli arrosti, alla grigliata, alla salamella. Cioè, qualsiasi tipo di carne va bene da mangiare con la polenta taragna, ok? Bene, l'assaggeremo. L'assaggeremo. La seconda ricetta invece è la polenta concia. Allora, in quel caso, una volta fatta la polenta, portata in cottura, dobbiamo prima, in mattinata, aver preparato delle cipolle rosolate. Calcolate almeno 4 cipolle a testa, che vi potranno sembrare tanto, ma in verità la polenta concia vuole le cipolle. Allora, si fanno rosolare le cipolle a fiamma lenta per almeno 2 ore, vi si aggiunge magari della pancetta che gli dà ulteriore sapore. La cipolla deve essere talmente cotta che quando la metti in bocca si scioglie, Ok, ok? bene. In un pentolino a parte si mette del burro con l'erba salvia e si prepara del formaggio grattugiato, che può essere grana o formaggio d'Alpe stagionato, in modo che sia grattugiato. A quel punto, una volta che la polenta è cotta, con un cucchiaio bello grosso si fanno delle palline di polenta e si stendono su una terrina in modo da fare uno strato di polenta. Si mette il formaggio che è stato grattugiato, poi si fa un altro strato di polenta. Quando la terrina è pronta, un po' come una lasagna fatta di 2 strati di polenta, vi si mettono sopra tutte le cipolle rosolate, l'erba salvia, la pancetta e viene una cosa gustosissima, anche poco leggera, come capirete. Quindi è un piatto da mangiare a mezzogiorno, sicuramente. È un piatto che una volta veniva servito come piatto unico, perché conteneva formaggio, conteneva cipolla, burro, pancetta, quindi mi capirete che dava tutti i nutrimenti che potevano essere necessari per la giornata. È un piatto bello pesante, ma ricco e vi assicuro che vi lascia appagati per l'intera giornata. Come vi ho detto prima, la polenta poi può essere utilizzata in tutte le maniere. Se ne avete fatta troppo, la fate raffreddare, il giorno dopo fate delle bruschette di polenta, piuttosto che la rimettete in una pentola antiaderente, la fate rosolare, piuttosto che fate una lasagna di polenta, cioè fate degli strati di polenta con la besciamella e il ragù e la mettete nel forno come la tipica lasagna. Potete fare dei cubetti di polenta e farli friggere. Potete mangiarli col miele, con la panna montata, con lo zucchero, la polenta, dal dolce al salato va sempre bene. Ok, l'ultimo suggerimento che vi posso dare con la farina di polenta, se magari lo conoscete, in questo periodo siamo a casa, quindi abbiamo fatto magari tutte le pulizie del mondo, ci manca giusto da lustrare le cose in rame che la nonna ci ha lasciato. Allora, mia nonna mischiava la farina di polenta col sale grosso e l'aceto. La farina di polenta assorbe l'aceto, il sale grosso la rende, gli dà quella giusta ruvidosità che permette di grattare. Si passano le cose di rame, come vedete, il rame si schiarisce immediatamente. Ma dai. Dopodiché basta lavarlo leggermente. Guardate come si lucida il rame senza usare prodotti chimici. Senza usare prodotti chimici, il rame viene lustrato. Abbiamo usato 3 prodotti naturali, sale, aceto e farina. Guardate. Caspita.
Il buon vecchio rimedio della nonna. Nonna vedeva tanti prodotti chimici per lucidare. Eh sì, Io sì. spero di essere stata esaustiva, di avervi saputo Sì. invogliare magari a provare a fare la polenta e speriamo di Senti, mi vedervi dici com'è male. la polenta e bruschett tipica del Varesotto? La polenta e bruschett, praticamente i bruschett sono una carne trita, rosolata, carne trita di manzo, rosolata con cipolla, carote, sedano, fatta cuocere per diverse ore. Quindi abbiamo questo ragù senza pomodoro, praticamente, che si mangia con la polenta. Questi sono i bruschett di solo manzo. È un Va bene. piatto tipico, hai È un ragione. piatto tipico della zona di Busto Arsizio Varese. Aspetta, mettiamoci un po' Perfetto. più alla luce così. Oh, ci Ciao. E vedete? Ok. la polenta osei, l'ultimissima domanda? La polenta osei invece è tipica della Bergamasca, quindi polenta e uccelli. Gli Gli uccellini. uccellini che si cuociono al forno con la puccetta, diciamo, e quindi ci viene servita la polenta con questi uccellini sopra da mangiare. Sono proprio tipici della Bergamasca. Qua in questa zona, essendo una zona di cinghiali, si fa tanto polenta e cinghiale, Polenta selvaggina. polenta e selvaggina, ma anche la polenta, diciamo che qui da noi è il piatto tipico delle feste d'estate, la festa degli alpini, piuttosto che le varie feste di paese. La polenta qui c'è sempre nelle feste di paese, proprio perché non si cucina più a casa e allora la si mangia volentieri quando si esce con gli amici, con un buon bicchiere di vino. Che vino ci abbineresti? Vabbè, qui andiamo di Barbera. Io non sono una Completamente grande normale. No, bevitrice, quindi direi che ci può non posso dare stare. Sei una credito se... sommelier, potresti Sì, indicarci è vero, qualcosa. ma dipende poi da cosa ci accompagni, che tipo di carne, che tipo di... Sicuramente con la selvaggina ci vogliono dei vini corposi, non proprio Assolutamente leggeri. corpore, infatti. Bene, caspita, quante informazioni ci hai dato? Quindi proveremo sicuramente a rispolverare, a riscoprire anzi la polenta. Tra l'altro, forse non si fa più, forse perché non c'è più tanto tempo per Non stare in c'è più cucina, tanto forse non si ha tempo, i neanche piatti più sono tanta finiti, voglia di. si va con i piatti pronti. Infatti, è tornata proprio un piatto che viene ricercato al ristorante, non solo d'inverno, noi tante volte anche in estate ci chiedono la polenta, magari, forse perché qui L'estate da noi. è un po' invernale, Voi forse. dovete capire che qui da noi l'ambiente è fresco, siamo in mezzo alle piante, sempre ventilato, quindi anche in estate il piatto di polenta te lo mangi volentieri. E poi è abbastanza Giusto. economica, quindi sai, quando vuoi uscire alle feste di paese, prendi un piatto unico con dentro la polenta, sei sicuro di aver mangiato senza dover spendere chissà che cosa. Quindi anche per questo continua a essere in auge, Eh sì, giusto, giusto. E poi penso appunto anche farlo a casa comunque al di là del tempo è un piatto economico alla fine no? Sì, da alla preparare. fine è un piatto semplicissimo perché è acqua, sale, farina. Proprio economicissimo e che puoi abbinare a tutto perché volendo puoi farlo anche solo con le verdure stufate, cioè una persona vegetariana. Ho dimenticato di dire la polenta non contiene glutine, quindi le persone celiache che possono mangiarla tranquillamente, Certo. utilizzandola anche come pane o come bruschetta. Chiaro. Un'ultima domanda che volevo farvi, so che ne ha parlato prima un po' Samantha, però mi volete dire qualcosa della vostra ghiacciaia, la Giazzera, che avete ristaurato da poco, ristrutturato da poco e dove organizzate anche dei tour, delle visite per i bambini? Sì, Vai allora, Erika, questa è tua. questa è mia, la Vai Erika. giazzera è mia. Allora, diciamo che 2 anni fa, quando siamo partiti con la ristrutturazione, abbiamo detto no, bisogna tirare fuori l'anima del crotto. E l'anima del crotto è la giazzera, che è questa grotta, come potete vedere, è questa grotta scavata nella terra al di sotto della cantina. Quindi noi abbiamo creato un pavimento in vetro che il cliente, scendendo nella cantina, può vedere sotto la giazzera. A cosa serviva? Serviva per conservare il ghiaccio, infatti giazzera, perché in dialetto qua il ghiaccio si chiama ulgiazza, ok? D'inverno quindi si andava a recuperare il ghiaccio qui vicino, a circa meno di 1 chilometro c'era un lago che ghiacciava, si portavano i blocchi di ghiaccio e venivano stipati in questa giazzera che è profonda 6 metri. Il ghiaccio veniva poi ricoperto col fieno che faceva la coperta termica e durava per tutta l'estate.
Quindi poi la gente veniva a comprare il ghiaccio da utilizzare sia per conservare gli alimenti, immaginatevi la carne, calcolate che fino al 1930 la corrente non c'era e quindi non c'erano gli elettrodomestici, non c'era il frigo, non c'era il congelatore. Quindi conservare un pezzo di carne, il latte, il burro, il formaggio serviva al ghiaccio, ma serviva anche a scopo medico perché una frattura, una contusione, un'infiammazione, un mal di denti non Diciamo che esistevano oggi. neppure. Non esisteva neppure la tachipirina, perché la tachipirina è arrivata in Italia nel 1959. Quindi immaginate una piccolezza che a noi sembra così ovvia utilizzare la tachipirina, mentre invece una volta non si poteva. Quindi esisteva solo il ghiaccio. Si abbassava la febbre, si toglievano le infiammazioni, contusioni, fratture venivano curate solo col ghiaccio. Oltre ad utilizzarlo qua per dare bevande fresche, per conservare la carne. Quindi noi abbiamo proprio rivalutato questa cosa che era andata perduta perché era stata riempita di materiale, l'abbiamo ripulita, abbiamo dato la possibilità tramite questo pavimento di vetro di vederla, abbiamo messo gli attrezzi che venivano utilizzati per spaccare il ghiaccio, per trasportarlo, abbiamo raccolto informazioni da persone che hanno più di 90 anni, che hanno vissuto questa cosa. E quindi abbiamo fatto il nostro piccolo museo all'interno del crocchio, che è appunto la nostra giazzera. E Che abbiamo bello. intenzione, se non ci fosse stata la pandemia, li avremmo già attivati, ma abbiamo già parlato con le scuole per avviare dei percorsi didattici per portare i bambini a conoscere questa realtà perché è completamente fuori da quella che è la loro quotidianità e quindi è un modo per avvicinarli alla storia, a una storia del loro paese. Infatti, il Quindi. 4 aprile avevamo la prima gita scolastica di un Vabbè, recupereremo paese qua vicino. Recupereremo non appena appena la possibile. pandemia sarà passata. E Speriamo, infatti, crociamo le dita. Tra l'altro, abbiamo. una storia non troppo, neanche troppo lontana da noi alla fine. Non sono passati tanti anni da quando si usava quel metodo per il conservare il Ma in ghiaccio. compenso sembrano passati anni luce, perché se tu vedessi l'espressione delle persone quando gli viene raccontata questo recupero, no? Di questo patrimonio storico che noi abbiamo sotto i nostri piedi, spalancano gli occhi come se stessimo raccontando la storia del Medioevo. In realtà non sono passati nemmeno 100 anni da che ha smesso di essere funzionale, no? Quindi è veramente impattante. Cioè, abbiamo fatto un salto in avanti nella modernità talmente ampio che recuperare qualcosa che non ha nemmeno. Che nemmeno 100 anni fa veniva ancora utilizzata, sembra di dire chissà che. Motivo in più per farla vedere ai bambini, alle nuove generazioni. Infatti, non so se prima Sicuramente. Samantha vi ha fatto vedere, unito alla giazzera abbiamo creato l'orto botanico. Appunto Non arrivava perché fino non là. arrivava fino là, ok, la connessione. Abbiamo creato un piccolo orto botanico che attualmente ci sono 18 specie che crescono in questa zona, dal timo alla salvia, a Ecco. tutto quello che viene, perché venivano utilizzate sia in cucina per dare più gusto agli alimenti, ma venivano appunto utilizzati anche per curare, tipo la malva, la salvia, il rosmarino, erano comunque dei medicinali. E noi vediamo che i nostri figli conoscono al limite la salvia al rosmarino, al di là di quello non esiste nulla, e allora abbiamo pensato di abbinare queste due cose, cioè la rivalutazione della giazzera e la riscoperta di quelli che erano gli aromi utilizzati dai nostri nonni. Ok? E abbiamo creato un percorso dove si possono toccare, si possono annusare, quindi andare a stimolare quei ricordi, quelle emozioni che non si possono magari avere normalmente. Cioè, annusare una menta ti dà gioia. Io vedo in questi giorni di pandemia, basta andare nell'orto botanico, sfregare la mente, senti subito un profumo che È ti fa stare. vero, Beh, è poi vero. se vi collegate sulla nostra pagina Facebook, Erika scrive settimanalmente delle sue erbe e delle magie che le danno, quindi non c'è problema, potete Ok, seguirle. andremo sicuramente a vedere. Toglietemi solo una curiosità, ma voi quando parlate dite fra di voi, passami il ghiaccio, com'è che lo dite? Ulgiazza, Ulgiazza, Passami la Ulgiazza e giacca, quindi la come giazzera perché Ulgiazza è la giazzera per dice. Quindi. Voi conservarlo. dite, passami la giazza? No, passano la Ulgiazza al Allora, maschile, Ulgiazza. Ulgiazza, Ah, Ulgiazza al Ulgiazza. maschile, Bene, quindi ok. ma in Mi devo realtà noi non. mettere.
non lo utilizziamo così tanto il dialetto, però quando vuoi calcare la mano su qualcosa, vuoi veramente essere più colorito del solito, il dialetto ci cade a pennello. Quando sono arrabbiato magari a volte. Anche. Va bene, allora noi vi ringraziamo per tutte grazie queste indicazioni, per averci fatto vedere quello che è poi il vostro regno, il vostro mondo lì da voi a Crotto Plinius, siamo in Lombardia, lo ricordiamo, provincia di Varese, e ci avete spiegato come è nato il delivery e poi tutte le vostre, la vostra ricetta della polenta che proveremo sicuramente a fare, proverò sicuramente a fare, è un po' di qualche, un bel po' di tempo che non cucino la polenta. È l'occasione giusta, sì, ti vedrai. Proverò sicuramente. Tu Yuri, quant'è che non mangi una polenta? È tanto veramente, però ora mi ha fatto venire voglia, sinceramente, ora non stasera perché ormai è tardi. Non abbiamo scuse, il tempo c'è, possiamo passare davanti ai fornelli anche più ore. Vero. Comunque complimenti, complimenti, una ricetta veramente da fare. Complimenti, grazie Erika e grazie Samantha. La chef Erika Angel, Samantha Peroni, la proprietaria e manager del Crotto Plinius, grazie ancora. Se volete ordinare da loro la pizza o, quale, o altri ci piatti, possiamo fate organizzare. Li organizzate direttamente a domicilio, loro ve lo portano, ci hanno fatto vedere come. Grazie ancora e buon proseguimento. Grazie Erika, grazie Samantha. Ciao, grazie. Ciao. Ciao! Bene, ora andiamo con la sigla Live Passion. Ciao. Ciao Stefania! Ciao, ciao Yuri, ciao Samantha! Ciao! Ciao! Ciao, 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 ciao!